Ciao a tutti. Ormai da mesi vediamo ogni giorno a reti unificate attacchi contro il reddito di cittadinanza. Sembra che sia il primo problema di questo paese. Io vi dico la verità, se non conoscessi come stanno veramente le cose, vedendo tutti questi servizi, anche io probabilmente mi convincerei che è davvero una calamità per l'Italia. Del reddito di cittadinanza dicono che diamo soldi alle persone per non fare niente, che lo percepiscono terroristi, mafiosi e criminali. Manca giusto il diavolo che prende il reddito di cittadinanza e poi ci sono davvero tutti. Vediamo di dare un po' di informazioni invece. In Italia esistono circa 5 milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà assoluta. Parliamo di famiglie che non riescono a fare la spesa, parliamo di anziani che non si possono nemmeno permettere il riscaldamento. Ci sono genitori che non possono pagare una visita specialistica per i loro figli. Questa è la realtà, purtroppo. Io credo che chiunque guardi negli occhi queste persone capisca che bisognava dare un aiuto subito. Non ci dovrebbero essere dubbi su questo. Queste sono persone che hanno provato a trovare lavoro, a trovare una soluzione, ma per varie circostanze della vita non ce l'hanno fatta. Io credo che possa capitare a chiunque. È come trovarsi di fronte a una persona che sta affogando. Noi crediamo che abbia bisogno di qualcuno che gli lanci subito un salvagente, non che dica no scusa prima devi imparare a nuotare. Noi quel salvagente l'abbiamo lanciato e ora queste persone sono tornate a respirare, ci scrivono padri e madri di famiglia, riceviamo tantissimi messaggi che ci confermano che abbiamo fatto la scelta giusta. E ve ne voglio leggere uno. Volevo scriverle poche righe solamente per ringraziarla del reddito di cittadinanza. Ho potuto ritirare la carta lo scorso venerdì e finalmente ho acquistato alcune medicine che sfortunatamente devo pagare per forza. E ho potuto fare una buona spesa concedendomi alcuni alimentari per me proibitivi da qualche anno. Ora penserò al mio appartamento. Poi c'è questo messaggio di Rosangela che descrive una realtà purtroppo frequente. Sono anni che io e mio marito ci barcameniamo nel mondo del lavoro. Io sono più forte e mi impegno in tante cose. Lui invece ha passato anni di inferno e depressione e io di conseguenza. Oggi abbiamo ricevuto la carta del reddito di cittadinanza con più di 600 euro. La gioia è stata infinita e ancora adesso, se ci penso, mi commuovo. Non dover più pensare a come gestire al meglio 10 euro, vedere mio marito con una speranza di trovare lavoro. Oggi abbiamo rialzato la testa. Abbiamo fatto una spesa di 190 euro, in casa mancava di tutto e una cifra del genere non l'avevamo mai spesa in 15 anni. Questo è il reddito di cittadinanza. Queste sono le persone che lo ricevono, quasi 2 milioni e mezzo di persone. E non sono mafiosi, terroristi o altri criminali. Sono persone che aspettavano solo una seconda possibilità. I casi delle persone che hanno fatto richiesta senza averne diritto, per fortuna, sono 185 su oltre 2 milioni. 185 persone che prendevano il reddito indebitamente e che sono state individuate dalle ispezioni. Ma il fatto che ci sia qualcuno che ha cercato di fare il furbo ed è stato beccato, non significa che gli altri non abbiano bisogno del reddito. Sarebbe come dire che i veri invalidi non possono prendere la pensione di invalidità perché? Perché ci sono i falsi invalidi. Poi un'altra cosa che i media stanno diffondendo, li paghiamo per stare sul divano. Diciamo intanto che i comuni li stanno già impiegando per fare lavori utili per la loro comunità, i famosi lavori di pubblica utilità, aiutare gli anziani, ripulire i cortili delle scuole, fare piccole manutenzioni e tante altre mansioni. Al momento ci sono 18.000 persone che hanno trovato lavoro, è ancora poco, è verissimo, ma vogliamo anche dire che questa è una riforma epocale e che nessuna riforma si giudica in 8 mesi. Ci sono stati governi che hanno speso miliardi in vitalizi, in pensioni d'oro per salvare le banche e ci arrabbiamo perché gente in difficoltà chiedeva solo di avere un'altra possibilità dalla vita. Noi dobbiamo renderci conto di questo. Politici che prendono 15.000 euro al mese che si permettono di criticare il reddito di cittadinanza, si permettono di insultare persone in difficoltà e che non avrebbero mai il coraggio di criticare di persona, solo da dietro a una telecamera. Poi vi voglio anche dare queste informazioni di cui difficilmente sentirete parlare. Con il reddito di cittadinanza, secondo i calcoli dell'INPS, il tasso di povertà è sceso del 60% e anche l'intensità della povertà è in calo dell'8%. Il reddito
e la pensione di cittadinanza sono riuscite ad aiutare quella fascia di popolazione che a lungo è stato ignorato. Grazie anche al reddito di cittadinanza stanno aumentando i consumi. Ci sono dei dati comunicati da una ricerca, la Nielsen Total Store, di pochi giorni fa, che ci dicono che è stata registrata una crescita delle vendite nella grande distribuzione e che la stima per il 2019 è che l'aumento segnerà più 1,4% rispetto all'anno scorso. Il reddito e la pensione di cittadinanza permettono alle persone di avere una vita dignitosa. E anche se in TV e sui giornali leggerete solo attacchi conditi da tanta rabbia e parecchia malafede, questa è la verità e dobbiamo tutti esserne fieri e andare avanti nel fare il bene delle persone. Questo è un paese in cui l'establishment odia i poveri. Buona parte di giornali, politiche e lobby è disposto a tollerarli solo quando organizza una volta all'anno la loro cena di beneficenza, gustando caviale e champagne. Parlano tutti della lotta alla povertà, ma nessuno di loro è disposto a risolvere il problema in maniera strutturale. E quando qualcuno se ne occupa, ti dicono che il paese non cresce, ma nessuno si preoccupa di queste famiglie e della crescita dei loro figli, dei dolori di mamme e padri. State attenti, perché se continuiamo con questa propaganda, i poveri ve li faranno odiare anche a voi.